Forum War, eliminazioni fase B, Lega Metalli. Incredibilmente non è Terran contro Terran, ma è Terran contro Zerg. Siate felici, ci sarà un cast degno di... cioè degno, ci sarà un cast. Parole grosse adesso, eh. Evitiamo termini di cui potremmo pentirci in futuro. Giusto. E guarda che bella azione che stai facendo. A lei ti sto guardando. Ma che palle. Sei convincente proprio come le scimmie, eh. Che palle. Ma Jim Raynor era Zerg? Sì, Jim Raynor era Zerg. Era Zerg. Ok, me lo ricordo perché dissi, ma Jim Raynor che nome è da Zerg? E poi era Zerg. Mentre Martox che nome è da Terran? Sì, giusto, da Terran. Sì, sì, sì. Anche Marco e Alessandro sono molto da Terran. Dici? Sì. Oppure Francesco. Oppure anche Ciccione Schifoso con un polmone solo. Esatto, ricordiamo che come sempre Dartilus non c'è perché a lui piace non esserci. Io almeno quando non c'ero, vabbè, dovevo studiare per un esame. Ma non è vero, un cazzo, non hai fatto una sega, ti ha regalato quel voto, non sai neanche te come ha fatto. Ma non è vero, non fa la finita. Ho fatto una grandissima esame. Eri perché... con un vecchio e gli hai detto, ma scusi, io sono povero, vengo dal Bangladesh, per favore, no, no. Non mi... Calma, raccontiamola bene. Faccio un'ora, l'esame di fisica. Faccio brillante sulla dinamica, me la cavo benissimo. Ragione, la dinamica è... difficile, sì. Vabbè, appunto per quello me la cavo benissimo. Ma mi chiede il solenoide, che tutti voi sapete ovviamente cos'è un solenoide, e mi chiede com'è il moto di una particella che si muove all'interno di un solenoide, facendo un disegno che penso che non lo dimenticherò mai più in tutta la mia vita. Adesso. Com'è? Ti fallo sapere. Com'è? Costante. Va per la sua strada, non viene deviato dal solenoide perché è parallelo a... E adesso sappiamo che il solenoide è praticamente una figura geometrica di merda perché non fa niente. No, e va bene, mi chiede, però in quel momento non mi ricordavo assolutamente il solenoide, non l'avevo ripassato prima, non mi ricordavo nulla. E mi vede in difficoltà, cerca di darmi un po' una mano e dice una prima volta, fa, però questo io l'avevo mostrato anche in classe. Dopo un po' che mi dà ancora una mano, dice ancora, però veramente questo l'avevo fatto vedere in classe. Io con la mia grande faccia tosta dico, no, ma io non ho seguito le lezioni. E lui fa, ah, male. No, ma non ho potuto seguirle perché stavo lavorando per pagarmi l'università. Cioè, quando tutti sappiamo che sei un ricco il mantenuto. Il professore dice, ah, vabbè, fa niente allora. Ho vinto all'università. Cioè, ricordiamo che Desa è un ricco mantenuto che vive in una villa e c'ha 17 cani e 42 cavalli. Non è vero niente. E tipo ha uno zoo vicino casa e tipo c'è una cascata che gli scorre accanto con il suo lago personale per le trote. Però lui deve lavorare per l'università. Come se non fosse venuto con la sua nuova Golf. Ma quale Golf? È uguale, è una macchina nuova. Non l'ho io. La usi te? Basta. La uso anche io, la usano i miei genitori. Io ho la 600 con... fatta in cartoncino Bristol con i sedili in lana di vetro e... Cos'è contro il cartoncino Bristol? Uscivo contro la lana di vetro più che altro. Insomma, siamo riusciti a sparmi in chiave per 4 minuti e 38. Possiamo continuare così? Passiamo tutti i minuti iniziali che sono bene, stranoiosi. Turax push Bioball contro... Quanti gas sta andando il Terran? Allora, due in parallelo e lo Zerg 1 con 3, sì. Sì, non avevo notato che c'era tardi questi gas, molto tardi. Sì, ma perché sono anche in parallelo sono. Ciò non nega che siano tardi, voglio dire. Vabbè, anche questa espansione è tardi se proprio la vogliamo dire tutta. Va bene, ma lo Zerg può giocare a una base. Ha voluto fare prima il nido di Banneling. Ma infatti guarda adesso come cercherà di fare un Banneling Bust. Però troverà un bunker che dirà che glielo negherà ampiamente. Adesso non lo so perché se scouta con uno spinning ne perde uno sicuramente. E vabbè, poteva evitare di perdere il secondo con un minimo di micro, cosa che riesco a fare anch'io. No, non vantiamoci perché sono cose che non riesco a fare. Attenzione, qua c'è un Overlord sacrificale. Sacrificale mandato per scoutare. E gli scouta, non si può scouta, dire niente. No, passa alle blatte. Mi sembra una decisione saggia in questa situazione, visto che ha visto soltanto caserme. E... ma la smetti? Se ti volti, sai cosa succede, sappilo.
devo prendere più limoncello per essere ancora più veloce. Come ricordiamo, il limoncello è un energy drink. Sì, soprattutto quello fatto in casa. Fatto con lo strutto di maiale. Che cosa è successo qua? Perché ha aperto? Ah, vuole spostate. Basta! Chiude l'espansione. Po' indietro quel bunker. Un po' tanti bunker. Cioè, va bene. No, bastavano due bunker e due caserme, sinceramente. No. A parte che come ci esce, non mi piace. L'avrebbe dovuto fare con un deposito, secondo me, per abbassarlo in modo da poter uscire tranquillamente. Sì, ma è un enorme spreco di minerale tutti questi bunker. So che non c'è più bunker, lo speeding si mangia l'SCV. Se lo mangia sì, l'SCV giù, e golosamente, è finito. Sì, i marini arrivano, si sono svegliati adesso dal loro lungo sonno primordiale. Primordiale nelle caserme. E vabbè, si infilano qua dentro, bene, non c'è più l'SCV al lavoro, hai perso un sacco di minerali perché hai fatto... Ma che spreco! Ma è la cosa più sprecosa che abbia visto dopo... Piazzarci una caserma in un deposito era troppo facile. E poi è un bunker senza niente, ricordiamolo, il famoso bunker. Meno male. Non c'entra, è inutile, ci ho provato a cliccare lì, ma non c'entra. È grasso! Perché i marini in realtà non lo vogliono, tipo... Mi sa molto di situazione, noi qua dentro, qui c'è Dartilus che vuole entrare ma non è troppo grasso e la sua pancia cerca tipo di metterla sotto le gambe ma non ci riesce perché gli cola via. Stupido Jabba the Hutt. Allora, un annuncio a tutti i nostri brillanti fan, se volete venire a vederci a Luca Comics, noi saremo in giro... A fare le scimmie ammaestrate. Sì, a farli... Dove ci sarà casino ci saremo noi, essenzialmente. E speriamo ci sia anche qualche evento della Blizzard, anche se finora non ce ne sono e manca meno di un mese, oramai. Dai, butto un occhio al sito. No, non ci sono, ho controllato io prima, perché magari potevamo sfruttare, sfruttare il fatto, tipo andavo lì da Loris, che siccome Loris c'ha le mani in pasta ovunque, lo abbracciavo e poi lo cacciavo via fortissimo uccidendolo e castavamo noi. Quella era la mia idea principale. Io avevo già preso una fionda per tirare un sasso e stordirlo. Io venivo con lo scardio santo, 500 euro di scar, vedere come fanno male sulla pelle viva. Ma mi sembra strano, ma non c'è neanche lo stand della Blizzard. Non c'è neanche lo stand della Blizzard. E ZDR se la conferma. Comunque vediamo questo attacco difeso da... I Binding sono scoperti tutti. Tutti sono scoperti. I bunker si sono rivelati utilissimi. E alla fine abbiamo detto solo cazzate. No, vabbè, non è vero. Perché comunque è uno spreco. Sì, lo Zerg ci ha perso. Però ha focussato il deposito e con tre colpi e stava scoppiando quel deposito. Tra l'altro ora scoppia il deposito perché l'SCV non... Sì, vabbè. Va bene non averci micro ed essere in metalli, ma sti cazzi, eh. No, ci è arrivato in tempo. No, meno male. Vabbè, a questo punto cosa farà lo Zerg? Punterà a monoblatte? Si potrebbe espandere, visto che il Terran è chiuso a due basi e non mi sembra che abbia intenzione di fare giochi aggressivi. Oddio, c'ha quel fastidiosissimo... C'è noi Marine un carro di Marauder. Che potrebbe fare tra poco, visto che ho visto delle navi mediche in abbondanza. Vabbè, intanto vediamo che Maxtor è nettamente in svantaggio, cioè nonostante sia un Terran. 24 SCV e un mulo contro 40 droni. Infatti spero che... Oh, giustamente l'economia è quasi il doppio per Jim Raynor. D'altronde. E 16 unità uccise per Maxtor. Ma Maxtor non è una marca di rasoi? Ah no, Maxtor è quel mio hard disk! No, Martox, non è Maxtor. Hai fatto tutto da solo, io non ti volevo levare l'entusiasmo del momento. Infatti ero contentissimo, invece un cazzo. Martox vaffanculo. Mi hai tradito per l'ultima volta, spero di non rivederti mai più. Odi a caso. A D&D c'ho tre punti a malvagio per Bambera, perciò... Vabbè, hai anche dei punti ma perché? Nuovi punti... Introducete anche voi nella campagna di D&D i punti ma perché? Ne ho 6! Ma perché? Per questo motivo! L'ho fatto apposta. Va bene, scusate, queste cose fanno ridere probabilmente soltanto noi, voi non le apprezzerete mai. No, in realtà ci sono i video che lo spiegano, però tipo durano 2 ore e 20 l'uno, perciò non li vedrete mai. E poi sono su un canale di merda messi da un altro ciccione che viene all'università con noi, ma dice di non avere mai tempo nonostante sia ricco e guadagni 1400 euro all'ora. Di chi stai parlando? Di Niccolò. Ah, sì, quel ciccione schifoso. Sì, occhialuto, senza barba, glabro. È inutile. Che ha soltanto amici mangia banane. Grazie a Dio non sono suo amico. E tu sì invece. No, assolutamente. Perfetto. Io lo conoscente se proprio.
Altri banneling. Vai su una base un attimo dello Zerg. Che forse mi sono perso una cosa. No, ok, sta ricercando ha ricercato per il momento santo la velocità degli overlord, ma non le sacche ventrali, quindi niente drop, ma penso santo velocità per muoverli più in fretta. Ma bello, un banneling su Marine. Ma che sta succedendo? Non c'era nessun Marine lì 2 secondi fa, o me lo sono invidiato? No, no, è che era tipo era nel move. E poi c'è stato l'incrocio con il Marine. E vediamo che Martox è 76 su 76 contro 116 su 116 di Jim Raynor. E qui si è ancora bunkerato. Non ha assolutamente SCV. Cioè dovrebbe costruire di SCV. Cioè tantissimo minerale non utilizzato. Utilizzato nel niente. Sta facendo soltanto depositi e si sta bunkerando. A questo punto lo Zerg può macrare, non dovete mai far macrare uno Zerg. Mai, ricordatevi. Neanche più newbie, perché i Zerg sono razze di merda. Se li fai macrare anche un ritardato riesce a vincere, perché hanno tutta la mappa. E la mappa è loro alleata. Ricordatevi di picchiare Feuerbach a Luca Comics, se ci siete. Utili quei banni. Sì, hanno fatto un sacco di danni a questo terreno. L'hanno inquinato, Dio santo. Ora vengono un sacco di verdi e massacrano le blatte con colpi di cartone riutilizzato biologico. Oh, ma se mi spaccio per un bambino mi fanno pagare 5 euro il biglietto sì, al comics. Sì, soltanto che tipo c'è la barba di Babbo Natale, oltre a sembrare più un hippie che un bambino. Comunque domani vado a tagliarmi i capelli. Ok, allora domani l'altro me li taglierò anch'io. Bravo. Come ti avevo promesso. Benissimo. Sai che è una cosa molto gaia da dire questa? Vabbè, cioè abbiamo fatto cose peggiori. Sì, effettivamente. Allora! Tipo questa è una cosa peggiore. Però effettivamente sì, ragazzi, ma non sta succedendo niente ragazzi. Ce la deve castare la roba. Ma guarda per 8 non sta succedendo niente. Un drop. È un drop sì. Ma no. Abbiamo visto il drop a per 8 e non lo vediamo normalmente. Che imbarazzo. Vabbè, perché per 8 stiamo più attenti. No, fare ricariche carri. Perché un carro di nuovo è sceso di nuovo. Ma piazzalo. Cioè ha tirato 3 colpi a niente. Per il... Oh, finalmente piazza il carro e massacra tutto. Massacra. Fai forti. Un carro non è piazzato. Tipo è indietro e non spara a nessuno. E io direi di scappare. Scappiamo. No, niente. Vuole farsi suicidare i Marine dei carri. I carri sono persi. I Marine sono persi. E questo è stato uno spreco di risorse. È stato il drop più fail che abbia mai visto in tutta la mia vita. Mi sento, ma Martox in sì, che lega è? Poteva farsi andando peggio tirando tipo le unità nell'acqua. Sì, appunto. Ma che lega è Martox? Non lo so, ma non parliamo male No, scusa. Ma che stai facendo? No, mi dimentico sempre che le APM non sono contro l'M, ma sono contro il V. Che poi la V non c'è in APM, voglio dire. Potremmo mettere contro l'A. Che cos'è contro l'A? Non lo fare. Rifornimenti. L'armata. Ctrl P, premi la P che è lontana. Ecco, abbiamo messo in pausa. Quante cose che si scoprono in tutti questi muta. Casi. Mass muta contro Martox. Che potrebbe fare un magic box sulla centro di comando. No, potrebbe fare la cosa più intelligente. Mandare questi muta contro tutti questi marine. E lo fa, eh. E lo fa, no, non lo fa, grazie a Dio. Lo manda contro una torretta. Vabbè. E niente, gli vuole spaccare. No, non gli vuole spaccare neanche qua. No, vuole spaccare tutte queste torrette. C'ha ragione. Perché che palle. Non ha perso inutilmente un sacco di muta, eh. Giusto, spacchiamo l'officina bellica che è soltanto lo struttura con più punti ferita. E mi sembra ragionevole. Non ci fa un malaude che ha detto no, basta. Ma che partita è? Cioè, è arrivato lì e non muore. Rimane vivo. Guarda, cerca di. Scusa, sta cercando di cliccarci fortissimo, sbaglio. Cioè, Martox ha appena scoperto che i Marauder non sparano in aria. Pensava che i Marauder fossero imba, ma non, alla fine scopre che non sono così imba. Delusioni di una vita. Sì. Martox è tipo, dopo questa partita si andrà a suicidare perché i Marauder non sparano in aria. Finalmente dei banling utili. Dai. Ho come l'impressione che lo Zerg vinca. Ma dai. Esatto, la potevo vincere io questa partita. Ma noi non dobbiamo essere di parte, dobbiamo essere giusti. No, Martox, fai troppo cacare, per favore. Dai, non insultare. Oggettivamente, Martox, che siamo in fase B. Siamo in fase B, siamo. Come cazzo ci sei arrivato? Dio Cristo. No, però migliorare un po' il controllo dell'unità non sarebbe male dal punto di vista strategico. Ma migliorare anche un po' il controllo dell'economia, dei potenziamenti non fatti assolutamente. Oh, meno male, una corazza. Cioè, migliorare. Gli Zerg vogliono assolutamente passare di qua. Ho detto basta. Si arrampicano di tanto come le merde. E salgono fortissimo fra le crepe. Intanto i Marauder, niente, corrono incontro.
Cercano di sparare alle mute ma non ci riescono, muoiono, queste blatte muoiono, questa base muore, mettiamo tutto veloce, ora non più veloce. No, vabbè, ma puoi anche metterlo, intanto si tratta soltanto di aspettare il GG. Sì, effettivamente sì, non c'è più un marauder e due marine alla ricerca. Madonna che partita triste, meno male che abbiamo parlato un po' dei cazzi nostri. Dovevamo parlare per tutta la partita. Sì, appunto, questo qui era, poteva essere un monologo. È andato FK. Sì, probabilmente sì. No, aspetta, sai cosa fa? Metti a normale. Sei contento? Va bene, basta, basta con la tristezza. Ma c'è Giro Taniguchi al Lucca Comics. Madonna, c'è anche, come si chiama quello lì? Sì, vabbè, ma tu no, vabbè, lascia stare. Il miglior, uno dei più grandi maestri del fumetto, vabbè, ma non è morto. Ma no, è vivissimo. Ah, peccato.